Radio Radicale, siamo con Ilenia Lucaselli di Fratelli d'Italia, dopo che il ministro della giustizia Cartabia ha illustrato le linee programmatiche del suo dicastero. Allora, io so che domani il ministro vedrà Giorgia Meloni e poi voi farete, ci sarà una conferenza stampa. Volevo sapere se però questo le dà la possibilità già di dare un giudizio su quello che ha sentito da parte del ministro. Ma diciamo che le linee che sono state indicate dal ministro sono ovviamente linee condivisibili, si parla di riforma a 360 gradi, anche se con piccoli interventi e quindi non con una riforma di sistema. Noi in realtà vorremmo e auspichiamo una riforma un po' più ampia. Mi pare che il passaggio sulla riforma del CSM sia stato un passaggio un po' troppo leggero e quando invece credo che sia un elemento essenziale quello della ricostituzione del rapporto fra magistratura e società civile, e quindi credo che bisognerebbe entrare un po' più nel merito della riforma del CSM. Altro tema è la riforma del sistema penitenziario e quindi della necessità di rivedere alcune norme, e io aggiungerei, cosa che il ministro anche in questo caso non ha tracciato, una riforma del DAP, e quindi sarà importante capire se la riforma dell'ordinamento penitenziario si innesta poi all'interno di una riforma sistemica anche di tutta la gestione delle carceri. Ecco, proprio sulla questione penitenziaria, lei ha detto che bisogna assumere più polizia penitenziaria, ha parlato dell'esecuzione della pena e però ha parlato anche bene del precedente governo. Allora, se il precedente governo ha fatto così bene, cioè, questo giudizio, allora perché oggi bisogna rimettere le mani su questa cosa che lo stesso Bonafede aveva magnificato dicendo che aveva assunto parecchi? Ma io credo che, insomma, dalla relazione che ha fatto il ministro Cartabia, si legga fra le righe che obiettivamente su alcuni temi ci sarà un cambio di passo. È chiaro poi che per garbo istituzionale il governo che è arrivato, anche perché una parte di quei partiti che hanno governato con Conte sono ancora all'interno della maggioranza, è difficile per un ministro dire quello che avete fatto va tutto riformulato, però mi pare, insomma, che ci siano stati dei riferimenti anche abbastanza chiari al fatto che inevitabilmente ci voglia un cambio di passo nel senso della giustizia. Lei che aspettative ha del lavoro che svolgerà il governo, che ha annunciato già la presentazione di emendamenti, adesso non so se la prossima settimana o tra 2 settimane. Allora, che rapporto ci sarà secondo lei con il Parlamento? Sarà un rapporto paritario? Perché ogni volta che il ministro ha incontrato sia i gruppi parlamentari che è venuta qui, ha detto il Parlamento è the number one. Allora, è così? Ma in realtà noi ci sentiamo dire questa cosa da tutti i ministri, non solo da questi attuali, ma ce lo sentivamo dire anche prima dal presidente Conte. Dopodiché sono i fatti che dimostrano le volontà, non soltanto le parole, no? Perché insomma siamo tutti poi bravi a fare delle enunciazioni, però poi bisognerà vedere come si comporterà nella concretezza dei fatti. Quindi aspettiamo di vedere se effettivamente queste riforme passeranno dal Parlamento e se ci sarà la possibilità di incidere su queste riforme. Sul riservo delle indagini, volevo sapere se lei si aspettava queste parole del ministro, che insomma sono importanti. Ma guardi, è fondamentale, che ci sia, che vengano posti dei paletti, sui processi mediatici. È importantissimo che ci siano delle regole molto più chiare e molto più stringenti, perché altrimenti ci troveremo di fronte ai casi che troppo spesso leggiamo, sulla cronaca giudiziaria in maniera quotidiana. Credo che sia importante restituire la magistratura e le decisioni della magistratura in quell'ambito e staccarli un po' da quello che è, diciamo, il gossip da giornale. Senta, che cosa dirà la Meloni? Io penso che la Meloni si informerà da lei, da quello che ha detto oggi il ministro. Che cosa dirà lei alla Meloni? Ce lo vuole dire? Oppure no? Ma io non, diciamo, la Meloni, il presidente Meloni non ha bisogno di suggerimenti. Lei segue quello che succede in aula in maniera diretta, quindi ha sicuramente ascoltato la relazione del ministro Cartabia, ne sono certa. È ottimista per la collaborazione, visto che voi siete l'unico partito. L'unico gruppo parlamentare, diciamo, strutturalmente organizzato e di opposizione, pensate di poter collaborare costruttivamente anche dal vostro fronte?
Ma noi abbiamo dato disponibilità massima a questo governo sin dall'inizio alla collaborazione costruttiva, tant'è che il mio presidente Meloni è andato alle consultazioni con Draghi già con tutti i nostri dossier e quindi con tutte le proposte di Fratelli d'Italia. Quindi sicuramente c'è volontà di collaborare, ovviamente nell'interesse comune e per il bene comune, questo lo faremo sicuramente. Bisogna capire quali sono i temi, ovviamente. Grazie, come sempre, Elena Lucaselli di Fratelli d'Italia. Grazie a voi.